Alleluia, Signore. Cominciamo con un applauso al Signore. Gloria. Questo è un applauso di fede, Signore, perché conosciamo la tua generosità, la tua bontà, Signore. E per subito ti vogliamo dire grazie per questa giornata, grazie per averci chiamati qui, grazie per averci chiamati insieme, Signore. E questa è la meraviglia, il tuo popolo riunito davanti a te che canta le tue lodi. Subito ci accordiamo, Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E ti lodiamo e ti benediciamo e ti ringraziamo, Signore, e lasciamo davvero che il nostro cuore sia riempito da questi canti, Signore, da questa lode, perché vogliamo aprirci, Signore, che perché oggi niente di tutta la tua benedizione rimanga a parte, Signore, non venga dispersa, Signore. Noi ti ringraziamo, Gesù, perché davvero hai preparato una giornata meravigliosa che ci hai convocati per mandarci a distribuire il tuo amore. Alleluia, Signore! Quindi, cosa ci fai?
Con te la vittoria è certa, tu sei il nostro capitano e noi veniamo dietro a te, siamo i tuoi scudieri e noi siamo sotto il tuo stendardo e senz'altro con te non perderemo, ma vinceremo sempre. Alleluia, alleluia. Grazie Signore, nostro capitano. Ed è così, Signore, anzi io identifico che cos'è, noi abbiamo già vinto, perché il Signore ha dichiarato che tutto è già compiuto. E Signore, oggi vogliamo entrare non nei nostri pensieri, nei nostri ragionamenti, seppur anche che siano, ma vogliamo entrare nella tua verità, Signore, dove veramente noi troviamo la posizione di giustizia, Signore, dove sappiamo chi siamo e dove oltretutto, Signore, sappiamo veramente cosa dobbiamo fare e come dobbiamo farlo. Noi ti benediciamo, Signore, per la meraviglia che tu sei, Signore, e vogliamo cantare perché non possiamo contenere tanta grazia, tanta benedizione. Alleluia. C'è un canto dentro me che non passa mai, armonia nell'anima e nulla temerò nelle avversità, saldo
voglio invitarti oggi, Signore, ad alzare al fratello e alla sorella che è accanto le braccia. Proprio quello che facciamo nella fede, Maria Grazia, vieni qua, grazie. Quello che facciamo nella fede, Signore, che ci sosteniamo gli uni gli altri, Signore, proprio in questo momento, e vogliamo magari anche ripetere poi questo canto dopo, Signore, perché ci aiutiamo gli uni gli altri e per dichiarare la tua lode, Signore. Quando vengono nella nostra mente motivi di lamentarci, motivi invece di insultare, noi invece no, vogliamo continuare a lodare, Signore, perché sappiamo che solo guardando a te saremo sgaggianti, Signore. Benedetto tu sei, lode a te. Dalla lode, come possiamo non lodarti, come possiamo non benedirti, come possiamo non correre a te in ogni momento, anche quando siamo più in difficoltà, Signore, perché tu solo hai parole di vita eterna, Signore. Chi ci può salvare se non te, Signore? Chi ci può colmare di gioia se non te? Chi può dare senso alla nostra vita se non te, Signore? Gloria a te, Signore, benedetto sei tu, Signore, come non possiamo consacrare a te tutta la nostra vita, Signore. Amen, Signore, noi vogliamo essere tuoi, Signore. Oggi vogliamo essere completamente tuoi, vogliamo che non ci sia più niente in noi che non appartiene a te, dove tu non posi il tuo sguardo, dove tu non metti la tua mano che risana e che benedice. Amen, lode e gloria a te, Signore. Signore Gesù, entrare in questo luogo per tuffarsi nel tuo cuore, perché c'è un clima di lode, di gioia bellissimo. Alleluia, Signore Gesù. E oggi vogliamo proprio tuffarci in questo tuo cuore misericordioso, pieno di amore, di gioia per tutti noi, Signore. Sappiamo che c'è posto per tutti in questo cuore, non solo per noi che siamo qui, coloro che anche con le sedie, anche senza sedie. Grazie, Signore, perché non bastano le sedie. Ma grazie Signore perché nel tuo cuore invece c'è posto per tutti. Alleluia. Grazie. Grazie a questo meraviglioso abbraccio di Padre che ci fa sentire veramente non solo la tua presenza qui in mezzo a noi, che come sempre dico ci lega con fili d'amore, ma noi ci sentiamo veramente abbracciati, ci sentiamo veramente uniti in comunione gli uni con gli altri e tutti insieme in te. Che bello, è un Padre meraviglioso, un Padre pieno di misericordia verso noi che non siamo granché come creature, ma che abbiamo, secondo me, un pregio, quello di amarlo, quello di volerlo lodare sempre, malgrado i problemi che la vita ci mette davanti. E allora continuiamo la nostra lode, continuiamo ad essere uniti in questo suo abbraccio. E questo canto, Signore, si chiama non la tua lode, si chiama la mia lode. E io credo, Signore, che se noi oggi abbiamo scelto di essere qui, perché noi desideriamo essere il popolo della lode. E ti chiediamo, Signore, in questo canto un'unzione particolare, perché le nostre bocche si aprano a proclamare la tua lode, Signore, ma che parta dal nostro cuore, Signore, e tutto il gioco insieme fa tutto il resto, Signore. Signore, noi desideriamo dimostrare che abbiamo un cuore grato, perché siamo felici di appartenerti, Gesù.
e vogliamo cantare con tutto noi stessi, come faceva Davide, Signore, col corpo, con la mente, con lo spirito, Signore, perché ti arrivi una carezza, Signore, una timida carezza rispetto a tutta la grazia che stai elargendo, benedetto tu sei, Signore. Fino a quando io mi trovo,
Signore ha una benedizione particolare, ci sta benedicendo uno ad uno. Ci chiede di aprire il nostro cuore perché Lui vuole entrare e sedersi a mensa con ognuno di noi. Zaccaria 4:6, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito. Il Signore sta dicendo a ognuno di voi, a ognuno di noi, siete vasi di argilla ed è attraverso la vostra fragilità che io voglio mostrare la mia gloria al mondo intero. Il Signore conferma che ha preso possesso di noi e ci dà in eredità la sua terra promessa, perché la parola dice, Giosuè capitolo 20 versetto 43: il Signore diede dunque ad Israele tutto il paese che aveva giurato ai padri di dar loro, e gli israeliti ne presero possesso e lì si stabilirono. Grazie Gesù. Non posso fare altro che confermare con il passo del Signore, capitolo 28 del 25 al 26. Così parla il Signore Dio: quando avrò raccolto la casa di Israele in mezzo ai popoli fra i quali essa è dispersa, io mi santificherò in loro davanti alle nazioni, ed essi abiteranno il loro paese che io ho dato al mio servo Giacobbe. Li abiteranno a sicuro, costruiranno case e pianteranno vigne. Abiteranno a sicuro quando io avrò... Sento che il Signore ci invita a portarlo fuori di qui, a portare la sua parola fuori di qui. È lei che ho amato e corteggiato fin dalla mia giovinezza. Ho bramato di farla mia sposa. Mi sono innamorato della sua bellezza. Dalla Sapienza, capitolo 8, il versetto 2. Aprite le porte che entri il Re della Gloria. Ho visto delle porte molto pesanti di legno con delle finiture in bronzo che venivano spalancate, e secondo me conferma la parola che ha dato Caterina, le porte del cuore che si sono aperte. Grazie. Io sentivo il Signore che diceva: io mi prenderò cura di te. Poi ho aperto la Bibbia e mi ha dato quel passo di quando Simone di Cirene aiutava Gesù a portare la croce. Quindi non dobbiamo temere nulla, perché il Signore oggi si prenderà cura di ognuno di noi ed è Lui che porterà i nostri pesi, perché Lui ha già vinto. Amen. Amen. Signore, sta... c'è qualcuno? Sì. Daniela. E prima ho visto che scendeva dal cielo, vedevo come una grande luce, così, e dal cielo scendeva tantissima acqua, quasi fosse una... era una corrente molto impetuosa, e ognuno di noi veniva completamente lavato, specialmente nella testa, poi chi aveva c'era il lavaggio, veniva ripetuto, toccava a noi lasciare andare, e nella misura in cui noi accoglievamo, io sentivo su di me, ma che sapevo che ero uguale per voi, mentre io accoglievo, sapevo che solo accogliendo Lui poteva succedere. Perché se io mi oppongo, lui non può, non è la sua scelta, non sceglie di accogliere questa purificazione. Tante volte non ce ne riteniamo, scusate, degni. Signore, ci sono state tante parole, e scusate anche un po' distratta da tutto il resto, non sono riuscita ad ascoltare, ma certo che ci stai parlando in modo molto chiaro di appartenenza, di un luogo che tu hai preparato e ci stai facendo vivere, e desidererai, Signore, che da oggi parliamo al presente, perché sempre quando parliamo di te farai, dirai, sembra che Dio appartiene al tempo, ma Dio non appartiene al tempo. Gloria a Dio, è eterno. Oggi facciamo parte del suo tempo, questo è il Kairos di Dio, e gloria a Dio, Signore, per come oggi ci stai immergendo in questa verità. E se questa è un'effusione di acqua che ha bisogno, Signore, di rinnovarci, gloria a Dio e amen alla tua acqua. Signore, se abbiamo bisogno di vento, oggi esprimiti attraverso il vento, Gesù. Spirito Santo,
esprimiti attraverso come vuoi, Signore. Io personalmente ti dico il mio amen, Signore. Amen. Io ti dico il mio amen, ognuno proprio in modo personale e consapevole. Io dillo, dillo a te stesso, il giorno che ti ho parlato di me, che si manifesti la sua gloria, ma perché Dio parli vesti che sono gloria di Dio, Signore. Senti, Romeo diceva, Signore, gloria di Dio è l'uomo vivente, Signore Gesù. E noi vogliamo davvero essere l'espressione e che da questo luogo, così magari un po' nascosto, un po' defilato in questa città, si sprigioni la tua luce, Signore, si sprigioni davvero la tua pace, la tua gioia, la tua speranza. Oggi vogliamo essere, Signore, proprio un cenacolo che dà benedizione ovunque ce n'è bisogno, Signore Gesù. E vogliamo dirti questo amen convinti. Convinti che hai scelto noi, Signore, perché tu hai scelto me, hai scelto te, dillo al fratello sarò accanto. Sei stato scelto per essere la benedizione del Signore. Sei stato scelto te. Gloria a te, amico. Porta del cielo, fai piovere.
vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quel giorno effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Amen. Gli Apostoli 2, 18, 19. Grazie. Grazie Signore. Grazie Signore perché ho avuto l'immagine di una catena che si spezzava. E credo che il Signore stia dicendo a tante persone qui presenti o in diretta che si stanno spezzando situazioni nocive, situazioni negative che sono presenti nella vostra vita, brutte abitudini e relazioni malsane. E quel Signore sta entrando nella nostra vita, se lo accogliamo, con questa potente unzione a spezzare tutto ciò che impedisce l'avanzamento del regno dentro di noi. Confermo questa parola perché sento che il Signore ci chiede, come diceva Daniele prima, innanzitutto un sì personale, proprio una donazione personale di se stessi per fare questo sì comunitario. Ognuno di noi deve dire il suo sì, ma proprio convinto, il suo sì, ti dono tutta la mia vita, Signore. Grazie Signore per l'immagine che mi hai dato, perché venivi a benedire ognuno di noi e in particolare ci ungevi proprio tu la nostra fronte su tutti noi. Grazie Signore per la tua benedizione. Grazie. Da Ezra capitolo 5, versetto 2. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, si levarono e ripresero a costruire il tempio di Dio che è a Gerusalemme. Con essi c'erano i profeti di Dio che li sostenevano. Sento che il Signore ci sta chiamando proprio a essere pietre vive di questo tempio di Dio e di essere costruttori di questo tempio. Amen. Direi, Signore, che è tanta roba. E spanderò il mio spirito su ogni persona. Su chi? Ogni non ho capito bene. Ogni. Quindi su tutti noi? Sì. Su tutti quelli che sono là fuori? Sì. Su tutti quelli che ci sono antipatici? Sì. Su tutti quelli con i quali dobbiamo riconciliarci? Sì. Su ogni. Gloria a Dio. E questa, Signore, è già un annuncio glorioso che tu ci stai dando oggi. E poi ci sta chiamando a questo passo in più, Signore, a riprendere a costruire il Tempio. A volte, Signore, il Tempio lo vogliamo costruire su quella persona che ci ha fatto del male, perché la vediamo storta, vero? Maria Grazia. Ma non vediamo le cose storte in noi. La mia insegnante, la regione di Vincenzo, non vedi guardi la pagliuzza nell'occhio del fratello e non vedi la trave che c'è nel tuo. Come aveva ragione. In quel momento ci siamo fatti tante risate alla faccia sua, ma come è vero, Signore, oggi ci fai ricominciare da noi. Tutto quello che ascoltiamo, che viviamo, Signore, lo stai mettendo a misura su ognuno di noi, perché siamo pietre vive, tutti, belli, brutti, dritti, storti, simpatici, antipatici, intelligenti o ignoranti nel senso buono della parola. Tutti siamo stati chiamati da Dio per essere pietre vive. Amen. E questo è un annuncio straordinario, perché il mondo non ci avrebbe scelti, ma lui sì, ci ha scelto. Lui ci ha scelto e ci sceglie ogni giorno malgrado noi. E questo è solo un motivo di gratitudine incredibile al nostro Signore. Signore, noi ti ringraziamo perché oggi vogliamo uscire convinti di questa verità e lasciamo che la tua parola adesso vada a farci radici profonde, Signore, e che ogni primo vento che arriva un po' contrario ci porta subito da un'altra parte. Vogliamo restare saldi, fermi sulla tua verità, Signore, e testimoniare che tu sei il Signore. Alleluia! Questo canto del Signore.
Alleluia. Alleluia. Sì, gli ho chiesto, vuoi che invochiamo lo Spirito su di te, visto che anche lui è tra tutti quelli che il Signore oggi vuole mandare. Ci alziamo in piedi, Signore. Magari un canto si stanno preparando. Grazie, Signore, per la sua vita, grazie per averlo portato nella nostra vita, nel nostro cuore, Signore. È qui, è ora, con noi, Signore. Grazie perché attraverso la sua presenza, Signore, noi stiamo facendo comunione. Siamo qui tutti insieme a lodarti, benedirti e ringraziarti e a crescere, Signore, e a ricordarci che insieme possiamo edificare questo regno di cui tanto ci riempiamo la bocca, Signore, ma vogliamo finire di riempirci la bocca. È stato detto sui tuoi profeti tra le varie letture anche. Noi vogliamo smettere, Signore, di parlare, di essere profeti, vogliamo diventare profezia, Signore. Vogliamo essere come Maria, Signore, capaci di parlare, Signore, di verità e testimone di questo amore che si è mandato, Signore. Oggi si parlerà di mandato a costruire, Signore, a costruire la tua verità, Signore. Benedetto tu sei. Riempi i nostri cuori, riempilo di te, riempilo di te, Spirito Santo, santo è il tuo nome, riempi il suo cuore, riempilo di te. Toglievi dal suo capo la corona di spine e gli mettevi una corona regale, gli davi la mano e lo invitavi ad alzarsi in piedi. Grazie. E grazie anche per il punto di vista diverso che gli dai per guardare le cose. Pertanto chi si vanti nel Signore, perché non colui che si raccomanda da sé viene approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Amen. Signore, in questo momento in cui abbiamo invocato il tuo Spirito, vogliamo invocarlo su tutta l'assemblea, perché questo momento sia assolutamente tuo.
vogliamo pregare per la persona che sta al nostro fianco, che anche ogni persona in questo momento riceva lo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, vieni a prendere questo momento, questa assemblea. Vieni Signore, con la tua potenza. Vieni Signore, con la tua luce. Vieni Signore, ascolta la mia voce, io ti sto correndo dietro, da tempo ti sto correndo dietro, dice il Signore. Fermati, ascoltami, ti sto guardando negli occhi. Ho tanto da dirti. Ho desiderio di te, dice il Signore. Voglio che tu mi ascolti. Voglio toccare il tuo cuore. Voglio pacificare il tuo cuore. Il Signore dice: voglio aiutarti a far sì che il passato sia passato e che tu ti protenda verso il futuro, verso il presente. E che la Santa Andrea abbandona. Voglio finalmente cauterizzare le ferite. Perché deve iniziare una vita nuova, perché per essere libera, per essere libero ti ho liberato, perché te fanno una sonda. Io lo dico e io lo faccio, perché non lo so. E non ti amo. Grazie Gesù, io ho avuto un'immagine della sapienza, come se fosse una persona, e sapienza ti dice ciò che Dio piace. Dirà no, vieni qui perché non ti serve. Da Proverbi 24 oggi la tua strada. Amen. Scusate, devo interrompere questo momento perché qualcuno di noi probabilmente ha parcheggiato vicino alla ringhiera della trattoria che c'è uscendo sulla destra ed è venuto il proprietario della trattoria a reclamare che gli si sta impedendo l'accesso al suo locale. Quindi se è qualcuno di noi, cortesemente andate a spostare la macchina. Grazie. Se riusciamo anche a aprire qualche finestra, magari facciamo circolare un po' d'aria perché siamo in tanti. Grazie Gesù. Alleluia. Io dirò 1, 2, 3 si alzano loro, poi lui seduti tutti. Tutti seduti, dobbiamo fare ora allo stadio. Ah, ok. Ha detto solo voi, questa sì. Parte. 1, 2, 3. Alleluia. 1, 2, 3. Alleluia. Tutti insieme, 1, 2, 3. Alleluia. Alleluia, vogliamo lodare il Signore. Mi veniva di dire all'inizio, quando stavate pregando per me, mi ritorno nel canto: fino a quando io vivrò, il mio cuore canterà la tua lode. La tua lode. Il mio cuore canterà la tua lode. E mi veniva di dire che fino a quando io vivrò, la mia bocca proclamerà la tua parola. Amen. La tua parola. Amen. Io voglio vivere proclamando la parola del Signore. Amen. Il tema di oggi che mi è arrivato, che mi avevano proposto, era mandati, com'era? In Cristo. Mandati? In Cristo. In Cristo. Su questa cosa io mi sono preparato, d'accordo? E so che tanti di voi abbiamo vissuto, tanti di noi abbiamo vissuto da poco tempo la festa della Pentecoste. Che avete fatto per la Pentecoste? L'effusione dello Spirito. L'effusione dello Spirito. Chi ha ricevuto la effusione dello Spirito Santo? Il battesimo dello Spirito Santo? Alzi la mano. Tutti. Alcuni alzano la mano, altri non alzano la mano. Chi non l'ha ricevuto? Chi non ha ricevuto il battesimo dello Spirito, l'effusione dello Spirito Santo? E ci sono altre mani alzate. No, ma quelli che hanno alzato la mano sono quelli che hanno ricevuto il 19. Gli altri erano già, l'abbiamo già fatto. Non domando solo adesso, ma nella tua vita hai ricevuto la testa dello Spirito? Tante volte. Ieri in una riunione dicevamo come si vede, come so se ho ricevuto il battesimo nello Spirito.
E parlavamo dell'esperienza degli apostoli, che Gesù effonde su di loro, fa la preghiera di effusione, del battesimo dello Spirito, lo dicevamo ieri, più volte, no? E Gesù dirà ai suoi apostoli più volte: ricevete lo Spirito Santo e soffia su di loro. Pensate voi quanto è potente Gesù soffiando lo Spirito Santo. E nel Vangelo di Giovanni ci si dice che Gesù rilascia lo Spirito nel momento della sua croce, che è la sua ora. Tutto il Vangelo di Giovanni punta, Gesù dirà già nel mio primo miracolo a Cana, dice: non è arrivata la mia ora. Tutto il Vangelo di Giovanni punta alla ora di Gesù, che è il momento della sua croce, e nel momento della croce è quando lui rilascia lo Spirito. Dirà anche un'altra parte del Vangelo di Giovanni: non era ancora stato rilasciato lo Spirito perché non era ancora arrivata la sua ora. Quindi nella sua croce Gesù rilascia lo Spirito, e Gesù rilascia più volte lo Spirito. Ma noi vediamo che questi apostoli, che questi dodici, rimangono sempre uguali sino al giorno della Pentecoste, che le rigira come un calzino. E noi possiamo dire che il battesimo nello Spirito tu sai di riceverlo quando, come Pietro, non te ne puoi stare più zitto, non sei più la stessa persona. Quando tu dici: io non posso essere più lo stesso di ieri, io non posso essere più lo stesso di ieri. Non hai, guardate, non, il segno di che hai ricevuto battesimo nello Spirito non è che tu parli in lingue, non è quello, non è che ti hanno imposto le mani, non è nemmeno quello, non è che tu ricevi guarigioni, che ne so, prima eri cieco, adesso, nemmeno quello. Il segno del battesimo nello Spirito è che tu non puoi già vivere come ieri, che hai bisogno di parlare di Dio a tutti quanti tu incontri. E un gruppo di gente, una persona si vede che è realmente rinnovata nello Spirito Santo, che appartiene al rinnovamento carismatico, cioè che ha vissuto il battesimo nello Spirito. Perché? Non perché va al gruppo di preghiera, ma perché quando esce dal gruppo di preghiera a tutti quanti gli parla di Cristo. Lì si vede che sei carismatico, no? Che tu imponi le mani, che tu... Queste sono le cose che fa il Signore, che fa guarigione, fa liberazione, tutto bene. Quando ci incontriamo qua, tutto bene. Prima nella preghiera qualcuno diceva: entriamo qua e si sente questo clima di lode, ci troviamo bene, ci troviamo realmente bene. Però si vede la potenza dello Spirito Santo non dentro il cenacolo. Lo si vede quando Pietro, che prima era timoroso, va e predica, e quel giorno, dice il Vangelo, si convertirono 3.000 persone con questa potenza dello Spirito. E diceva anche San Paolo: io non posso che parlarne a tutti. Quindi non è un obbligo, è una necessità. Amen. Io ho bisogno di parlare di Cristo. Amen. ho bisogno di annunciare al mondo che Lui esiste, che Lui cambia la vita, che ha cambiato me, e che è la risposta, e che è una buona notizia, è che è una buonissima notizia per tutti. Quindi il Signore Gesù manda i suoi discepoli, li manda più volte, già dall'inizio. Il Vangelo di Marco, nel capitolo 3, versetto 13 e seguente, dice: Gesù sale sul monte, si passa la notte in preghiera. Ogni volta che Gesù sale sul monte sta per succedere qualcosa, è molto importante. Il monte è quel luogo geografico della terra, si unisce al cielo. Quindi Gesù sale sul monte per proclamare le beatitudini, sale sul monte per prepararsi alla sua passione, sale al monte degli ulivi, sale al monte con la croce, sale al monte al Tabor, quando sta per succedere qualcosa di importante. E sale sul monte prima di chiamare i suoi discepoli, e dopo, quando scende, dice, chiama a quelli che lui desiderava, e dice il Vangelo di Giovanni, di Marco, per due cose. La prima cosa, perché fossero con Lui. Quindi il Signore ci chiama prima di tutto perché noi siamo suoi, attaccati a Lui. Dice perché fossero in Lui, perché avessero l'esistenza in Lui. Amen. Come che
mette dentro di sé perché fossero per costituirli, perché fossero lui. E la seconda cosa dice per inviarli a Kerizim, cioè a evangelizzare, a portare una buona notizia. Quindi già dall'inizio, quando il Signore ci ha pensato, ci ha chiamato, già sta pensandoci perché noi fossimo attaccati a lui e poi per inviarci a evangelizzare. E finisce il Vangelo di Marco con Gesù che invia i suoi discepoli a evangelizzare. Quindi questo tema che voi avete scelto oggi, il mandato, è un tema intrinseco nella chiamata di Gesù. Il Signore ci invia, ma questo invio diventa in noi una necessità. Una necessità. Guardate voi, io penso che il mio discernimento è che il rinnovamento carismatico che è nato più di 50 anni fa e che ha le sue radici già nella Pentecoste, nella preghiera della Beata Elena Guerra, che adesso stiamo per canonizzare perché si è approvato il suo secondo miracolo, che lei chiedeva alla Chiesa si rinnovasse nello Spirito. E nel contempo nella Chiesa protestante iniziavano i battisti, i pentecostali, cioè tutta una forza dello Spirito Santo che rinnova il cristianesimo e la Chiesa e le Chiese. E questa forza pentecostale ha un po' invaso tutta la terra. E oggi noi vediamo che questa forza del rinnovamento un po' come che ha perso la sua forza, la sua efficacia. E come che Dio aveva fatto, sapete, quando voi buttate un sasso in un lago, in un'acqua calma, partono le onde che si disperdono, ma man mano che si allontanano perdono forza, potenza, e stiamo come esaurendo. E il Signore sta dicendo: io invio una nuova onda di grazia. Amen. Io sto inviando una nuova onda di grazia. Amen. Che cosa ha fatto sì che la prima onda perdesse l'efficacia? Che non ci siamo concentrati più in quello che succede dentro del cenacolo che in quello che deve succedere fuori. Noi siamo stati più concentrati alle nostre guarigioni qua dentro, alle nostre liberazioni, al carisma, all'uso dei carismi, a tutto quello che succede dentro il cenacolo. Ma il dopo, quella predicazione potente di Pietro, noi un po' l'abbiamo lasciato in secondo luogo. È come il Signore dice: voi siete lievito, ma è come se questo lievito non fosse mai stato inserito nell'impasto. E lievito con lievito, alla fine è andato male questo lievito, perché non si è protesso più verso fuori. E il Signore oggi ci sta chiamando fortemente, il Signore sta inviando una nuova effusione di Spirito sull'umanità, una effusione che non tenga tanto conto di quello che succede nel cenacolo, ma di quello che deve succedere fuori, perché guardate, il mondo realmente è nelle tenebre, il mondo è nelle tenebre. Si concepisce un diritto quello che è un delitto, che è uccidere i bambini che ancora non sono nati, si concepisce come un diritto. Le nazioni concepiscono come un diritto bombardare e uccidere persone innocenti, non guardano in faccia a nessuno. Guardate quello che sta facendo Israele, lo scempio che sta facendo Israele, quello che sta succedendo all'est, in Russia, l'Ucraina, e quello che sta succedendo in Africa, cioè realmente si uccidono le persone come se fossero mosche. Niente, non c'è nessun valore umano, conta solo gli interessi dei potenti, no? È più tenebroso di così. I nostri giovani non vedono la luce. Realmente il mondo è nelle tenebre e l'arte lo manifesta, no? Perché ogni epoca ha una sua espressione artistica. E se voi andate a vedere, per esempio, nel cinema e nelle serie TV, no? Io sono uno che guarda
qualche serie TV o di cinema, se noi andiamo a vedere tutte le espressioni sono di un mondo senza speranza, di un mondo che finirà, che andrà a finire male, sono tutti film post-apocalittici dove l'umanità scompare e semmai ha qualche speranza le viene da un extraterrestre perché noi non siamo in grado di salvarci da soli, e si vede il mondo, lo si percepisce come un senza uscita, stiamo aspettando la dissoluzione completa del mondo e dell'umanità, è questo che sta balenando in aria. È un mondo che non ha più speranza di niente, che si trova nel buio. E il Signore Gesù ci ha detto a più persone: io sto tornando a questo mondo che mi ha dimenticato, a questo mondo che pensa di avermi superato. Io, guarda, io sto tornando. E sto tornando con potenza. E sto tornando con potenza. Il mondo non è perso. La prima cosa che noi dobbiamo dire, noi siamo mandati a dire al mondo: guarda che la tua vita, che questo mondo non è perso, che esiste ancora una risposta, e la sta portando lo stesso Dio che lo ha creato. Noi abbiamo rovinato tante cose, ma il Signore ha la ultima parola. Il Signore vuole venire, vuole fare grandi cose. E sta venendo. Guardate, questa cosa sta succedendo. una nuova corrente che si avvalerà su tutta la terra, e tu devi decidere se vuoi essere dentro o se vuoi essere fuori. E la seconda cosa che devo dire stamattina, tu che sei qua, io, dobbiamo decidere se vogliamo essere dentro o fuori il cenacolo. Bisogna stare dentro, bisogna caricare le batterie qua. Ma a te ti si vede realmente, si vede il tuo valore di cristiano. Fuori, non qui. Fuori, quando tu vai al bar, non puoi fare a meno di dire: guarda che Gesù vive. E è una risposta per te al barista, alla prima persona che trovi. Le dici senza paura. Il Signore non ha avuto paura di affrontare la morte per te e per quella persona che ti sta di fronte, che sta nel buio, che ha bisogno di Gesù. E se tu non glielo predichi, se tu non lo annunci, nessuno lo farà al posto tuo. Il Signore sta cercando oggi ambasciatori. Il Signore Gesù mandava i suoi discepoli e diceva: andate a tutte queste popolazioni, che dopo io andrò. E i suoi discepoli andavano e parlavano di Gesù, li preparavano il cammino. E dopo lui arrivava. E c'erano dei miracoli. Il Signore sta cercando oggi ambasciatori che preparino la sua venuta, che dicano al mondo: il Signore sta arrivando con potenza. La tua vita non è persa. La tua vita ha una speranza. La tua vita ha una luce davanti, perché il Signore sta per venire. Quando Lui viene, è in grado di cambiare e migliorare ogni cosa. Amen. Ogni cosa, ogni vita. Io non so quali sono i tuoi guai, non sono sino quanto tu sei sepolto sotto le macerie, ma il Signore è in grado di risuscitare i morti. Il Signore è in grado di cambiare ogni tristezza. Il Signore è in grado di guarire ogni malattia, di dare speranza, di tirarti fuori da questo buio che perversa, da questa morte. Guardate, c'è un odore di morte. Chi è cresciuto spiritualmente lo sente. C'è un odore di morte che ci si attacca dappertutto. C'è una cultura della morte, la chiamava Giovanni Paolo II, che è talmente impregnante che ci sta addosso dappertutto, e il Signore in questo buio esplode come una luce immensa, e vuole esplodere, e ci servono questi figli della luce, ci servono questi ambasciatori di luce, che portino la buona notizia di Cristo al mondo di oggi. Amen. Perché non è un racconto, è una verità. Gesù vive realmente, sta venendo oggi. E sta prendendo possesso delle persone che riaprono le porte,
sta cambiando la vita delle persone, sta dando un senso che non è quello che ci vendono, che non è quello che c'è nel telefonino, tutte queste cose che ci lasciano sempre con più fame, sempre più disperati. Tutto quello che il mondo propone oggi, che caducità, che è vuoto, e tu ti puoi comprare tutto quanto e sei sempre più vuoto, e sei sempre più triste, e sei sempre più disperato, perché la via del mondo non ti può saziare, solo Gesù ti può saziare, solo Gesù ti può rendere felice, solo Gesù può ridonarti il sorriso. L'altro giorno vedevo un programma TV, c'era una top model che gli insegnava agli altri a sfidare, e in un momento uno ha fatto un sorriso e dice: no, mai sorridere, mai sorridere. Quello è ciò che vende oggi, mai sorridere. Quello vende oggi, mai sorridere. Il Signore ti vuole dare il sorriso. Il Signore ti vuole riportare la felicità. Non solo a te, a questo mondo. Il Signore sta venendo con forza. E io ti domando, tu vuoi essere del primo rinnovamento, cioè il carismatico detective, no? Voi sapete il detective. È un bravo detective se nessuno se ne accorge che sta lì infiltrato, no? Allora c'è il carismatico detective che magari alza le braccia sino a toccare il cielo nel gruppo di preghiera, ma dopo quando esce nel gruppo di preghiera, detective, nessuno sa che è cristiano, si confonde perfettamente con tutti gli altri, proprio omologato. O il carismatico di seconda generazione. Il Signore sta cercando oggi adoratori in spirito e verità. Amen. Che vadano e raccontino al mondo la grandezza di Cristo risorto. Perché guardate, il Signore sta arrivando. Io anni fa ho fatto questa preghiera: Signore, che succede? E io ho dato la mia vita al rinnovamento. Ho dato la mia vita, io ho lasciato tutto quanto. Non prendo pazienti, non faccio più lo psicologo perché voglio dedicarmi al Signore. Non ho lasciato la parrocchia, io avevo una parrocchia di prestigio nella mia diocesi, ho lasciato la parrocchia, poi mi hanno detto va bene, vai all'ospedale così puoi evangelizzare. Ho lasciato anche ogni tipo di titolo, di prerogativa per dedicarmi al Signore, per dedicarmi al rinnovamento. Io vedevo questo rinnovamento che sta morendo, morendo, morendo. Il Signore, che sta succedendo? Il Signore mi dice come al profeta Samuele, no? In un momento il profeta Samuele era così disperato come me. Il Signore le dice al profeta: sino a quando tu piangerai per Saul? Quando io l'ho già scartato. Io ho un'altra carta da giocarmi. Il Signore aveva in mente Davide. Sino a quando piangerai per quello che è stato? Quando io sto facendo qualcosa di nuovo, il Signore aveva in mente quel ragazzino, quel mingherlino, sì, che ha battuto il gigante. Amen. Quel mingherlino che è diventato il re più glorioso di Israele. Israele non è mai stata così grande come con il re Davide. Anche se oggi vogliono farlo a forza di carri armati, allora lo faceva la potenza di Dio, non i carri armati. Il Signore ha esteso i suoi confini. Il Signore ha fatto grandi cose. Il Signore ha fatto grandi cose attraverso la sua unzione. Il Signore mi diceva: io sto facendo una cosa nuova, non piangere più per quello che è stato. Perché io sto venendo con uno e mi faceva vedere un'onda che si estendeva da una parte all'altra dell'orizzonte, uno tsunami. Mi diceva: ma questo è uno tsunami di grazia. E mi sono ricordato della profezia di Abacuc che dice: perché la gloria del Signore, la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono le superfici del mare. Amen. E così il Signore sta mandando una nuova effusione. E l'ho detto alle persone che stanno nel rinnovamento mondiale, a Caris, mi dicono: la stessa profezia ci è arrivata questa settimana dall'Australia. Un giovane ha visto questa grande ondata. E ci è arrivata anche dagli Stati Uniti. Ed ho parlato con amici miei in Argentina, abbiamo avuto la stessa profezia, è in Messico,
Il Signore sta mandando una grande onda di grazia. Il Signore sta venendo sulla terra. Il Signore ha bisogno di ambasciatori. Il Signore ha bisogno di ambasciatori, di persone che vadano e lo annunciano. E lo annunciano. L'altro giorno mi diceva una signora, diceva che era stata a predicare con me, e diceva: sono andato al supermercato, vedevo la cassiera e dicevo: io sento, le devo annunciare Gesù. Sì. Alla cassiera, e gli ha detto, e si avvicina e dice: ti devo dire una cosa, sì? E dice: c'è uno che è innamorato di te. C'è uno che è innamorato di te. Oh, di me, sì, di te. Bello, bellissimo. Che età? Giovane, giovane. Sì, si sta dando il tuo nome sulla mano, lo stringi quando sei in pericolo, perché non ti succede niente. E Gesù ti chiama, e la cassiera che si mette a piangere e dice: oggi ho chiesto un segno al Signore, se lui esisteva che me lo facesse sapere. C'è un mondo che ti sta aspettando, che sta aspettando. L'ho detto ai miei servitori, nel mio gruppo, e mi dicono: è un po' difficile, ma non ti ascoltano, ma niente. Mi venivano a prendere le schiaffe, cioè veramente. Sì, sono amore, dice lei, amore, sì, te lo voglio vedere. Allora, tante volte il Signore dello Spirito è difficile, e il Signore dice: non ti ascoltano da una parte, sacude la polvere, vai da un'altra parte, c'è un altro che sta aspettando. Non perdere il tempo, Gesù non perdeva mai tempo. Mi vuoi sentire? No. Tanti auguri, vado da un'altra parte. Gesù non insisteva mai. Vuoi ascoltare? Io ho una grande notizia per te, la vuoi ricevere? No, la do un altro, vai. E te ne vai da un'altra parte. Ma non ti puoi stare in che me, non mi ascolta, che mi gnagni, mi gnagni. No! Gnagnosi, non vogliamo. Gnagnosi, l'agnosi. No, non vogliamo. Il Signore non vuole ambasciatore l'agnosi. Vuole gente decisa che proclama il suo nome. Perché noi abbiamo una grande responsabilità e un grande tesoro. Oggi il Signore diceva: voi siete dei contenitori di creta, di argilla, ma non vi ingannate guardando la creta, perché quello che voi portate dentro è un grande tesoro. Non ti inganni quando ti guardi allo specchio e vedi solo l'argilla. Dentro tu porti la presenza di Dio. Non devi supplicare a nessuno. Se ti ricevono bene, altrimenti io porto qualcosa di molto importante, vado da un'altra parte. Non lasciare che il mondo, che il nemico ti confonda, non lasciare che il mondo ti convinca di essere solo argilla. Tu porti dentro la presenza di Dio e la devi contagiare. C'è un mondo che sta aspettando te, ci sono persone che stanno aspettando te. E guardate, è meraviglioso lavorare per il Signore, perché quando tu lavori, quando tu porti il nome di Cristo, tu diventi amica di Dio. Tu diventi amico di Dio. Che meraviglia, amico di Dio. Il giorno della tua morte, perché tutti dobbiamo morire, e nessuno muore solo. Anche se ti capita che devi passare da questo mondo, che sei solo nel deserto del Sahara, in quel momento ti vengono a prendere. Nessuno solo in quel momento. Il Signore di solito manda i suoi angeli, o manda persone che già sono andate in paradiso, che ti vengono a prendere. Questa è l'esperienza, molta gente ha fatto questa esperienza di pre-morte. E il Signore dopo le ha permesso di tornare a questa vita per raccontarci qualcosa. E gli vengono a prendere. Io, essendo sacerdote confessando, questa esperienza l'ho sentita tante volte, da molta gente diversa, che li vengono a prendere, li vengono a portare per mano e le accompagna nell'ultimo viaggio,
verso la vita eterna. E il Signore di solito manda i suoi angeli, ma se tu hai lavorato per Gesù, se tu lo hai fatto conoscere da altre persone, sapete che cos'è? Il Signore non manda i suoi angeli, vieni lui a prendere. Alleluia! Che meraviglia! Quel giorno ai suoi amici Gesù non manda gli angeli, viene lui a prenderli. E quando te lo vedrai così, faccia a faccia, dici tu, faccia a faccia, devi sapere la prima cosa, che non sei più qua, che la tua vita sarà migliore per te, e lì te lo potrai abbracciare, sputazzare il Signore Gesù, tutto tuo, tutto per te, e quello sarà il momento glorioso, il momento di entrare nella gloria, per quelli che hanno annunziato il suo nome, per quelli che hanno annunziato il suo nome. E guardate, in questo momento mi torna alla mente un episodio quando io ero seminarista, e nei primi anni miei di conversione, avevo 13 anni, più di 40 anni fa, e andavamo a evangelizzare, noi andavamo a evangelizzare per la strada, perché noi non potevamo che raccontare di Cristo vivo a tutti quanti. E c'era un ragazzo tra noi che era molto potente, molto, molto abile nell'evangelizzare, lui predicava, avevamo un megafono, allora si usavano i megafoni, non avevamo tutta questa tecnologia, si usava un megafono, lui parlava di Gesù e noi andavamo per la strada e pigliavamo tutti i tossici, tutti quelli che stavano per la strada del centro della città, e li portavamo mano nella mano a sentire questo annuncio di Gesù, no? Così andavamo, così, a dirlo a tutti. Poi con gli anni questo ragazzo si è scoperto nella sua tendenza omosessuale, si è messo con un altro ragazzo a vivere insieme e il gruppo di preghiera lo ha accantonato, no? Questo vive non secondo la così diciamo, non secondo. Poi lui si è ammalato di AIDS, io sono andato a trovarlo all'ospedale, era molto solo, e dopo qualche giorno è morto. Allora si faceva il funerale di questo ragazzo e noi gli avevamo detto al nostro sacerdote, ci vai, e si è trovato una scusa e non è andato il sacerdote. E la gente, il gruppo di preghiera anche diceva, non sappiamo se andare o no, perché quello sto fatto queste scelte, eccetera, eccetera. Alcuni di noi avevamo detto, è nostro amico, noi ci andiamo. Noi ci andiamo e preghiamo. E mi hanno detto, devi pregare tu, non c'è il sacerdote. Ma io sono solo un seminarista, però non posso fare. Mi dice, ma devi fare una preghiera. Mi dice una signora di noi, perché tutta questa gente ha bisogno di Gesù. In questo momento più che altro. Quella madre che sta lì piangendo tutti, hanno bisogno di Gesù, devi parlare. Io ho pregato lo Spirito Santo, Signore, dimmi che cosa devo dire in questo momento, perché è molto difficile parlare davanti al dolore di una persona giovane che muore, è molto difficile trovare la parola giusta, soprattutto in quelle circostanze. Dammi il tuo spirito. E mi sono ricordato di quando questo ragazzo, tanti anni prima, prendeva il megafono e annunciava Gesù. Ho sentito dentro di me forte che il Signore non si ritira mai nelle sue promesse. Il Signore dice, a chi mi ha riconosciuto davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti a mio Padre Celeste. E io, quando mi è toccato parlare, ho detto, guardate, noi siamo qua per l'affetto del nostro fratello, ma la cosa più bella è che oggi lui ingressa al cielo. E chi è che lo presenta davanti alla corte dell'Altissimo? Il Signore Gesù, sì? Perché il Signore Gesù lo ha detto, chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo riconoscerà. Il Signore ha buona memoria, si ricorda di chi lo ha presentato davanti agli uomini. Amen. È un atto di giustizia, vale più di tanti sbagli. Amen. Il Signore non si dimentica di chi ha proclamato il suo nome, di chi lo ha portato. E magari quando noi entreremo nella gloria, sia il Signore Gesù che
dirà, va bene, questo Don Cesare, che è stato un pretaccio, però che possa dire il Signore, mi ha annunziato davanti a tutti, mi ha fatto conoscere, quindi io prendo le sue difese, lui è dei miei, e che il Signore lo possa dire da ognuno di noi. Lui è stato, lei è stata una mia ambasciatrice. Il Signore sta cercando ambasciatori. Sta cercando ambasciatori, persone che raccontino a tutti la sua grandezza. Ovunque vai. Guardate, la gente che racconta, che porta il male, la gente che fa del male, che istiga il male, non hanno nessuna vergogna di farlo. Noi non ci possiamo vergognare di Gesù. Noi non ci possiamo vergognare di Gesù. Noi lo dobbiamo presentare a tutti. Non mi ascolti, passo un altro. Ma noi dobbiamo presentarlo a tutti. L'incontro di oggi non trova la sua ragione qui. Trova la sua ragione fuori. Quando tornerai. Quando andrai, che ne so, nell'autobus, nella metro, al lavoro, il Signore vuole arrivare a ogni persona lì presente. Tante volte noi stiamo sempre cercando, no? C'è questa comunità, la dobbiamo associare a noi, c'è questa persona che ha fatto con noi il viaggio, che ne so, a Međugorje, e stiamo sempre a gettare le reti sugli acquari, no? E traslochiamo i pesci da un acquario all'altro, diciamo, sono tutti rintontiti, diciamo. Rintontiti da un acquario all'altro. E adesso Međugorje, adesso il gruppo qua, adesso il gruppo là. E c'è un mare, un oceano, dove nessuno getta le reti, di gente che sta aspettando che sia annunciato il nome di Gesù. Perché il Signore vuole dare luce. Perché solo in Gesù noi troviamo pace. Solo Lui calma il nostro cuore. Guardate, il nostro cuore è stato creato in maniera tale che si incastra solo con Dio. È così. In economia questo si chiama legge della necessità. Necessità. Cioè, dice, gli esseri umani, una volta che colmano una necessità, se ne inventano un'altra. Saranno sempre in necessità. E adesso ti sei comprato la macchina e hai bisogno anche dello scooter. E adesso hai la macchina dello scooter e hai bisogno della barca. E adesso hai la macchina. È così, eh? Perché? Che cosa c'è sotto questo meccanismo? Una fame atavica, insaziabile. Non è mai abbastanza, perché in tutte le cose create non troveremo mai riposo, solo in Dio. Solo Lui è quel di più che il nostro cuore brama. Solo Lui ci ha creato così, con una fame infinita, perché Lui è l'infinito, in grado di saziarci, perché noi troviamo in Lui la nostra pace, perché noi troviamo in Lui la nostra gioia, perché noi troviamo in Lui la nostra luce, perché noi troviamo in Lui la nostra felicità. Non è i suoi doni, perché i doni di Dio passano, ma è Lui il dono grande. I doni di Dio, la guarigione, passa, un giorno dovrai morire come tutti, guarda. E anche se il Signore ti guarisce una cosa. Mio zio materno, e dice, mi hanno detto, prega tanto per zio, che c'aveva questo cancro terminale, le aveva preso tutto il corpo. E mi dice, va bene, e mi chiede lui, sì Cesare, prega per me, preghiamo qualche sacerdote, e lui andava e pregava, il Signore ci ha dato le preghiere giuste e si è guarito il cancro, un cancro inguaribile, si è guarito, non si spiegavano i medici come. Un mese dopo è morto lo stesso, per dare un'altra cosa, nessuno di noi rimane qua, da seme, cioè, prima o poi, i doni di Dio passano, Dio non passa. Amen.
i doni di Dio, per quanto sono belli, il Signore li vuole dare, un giorno passano, tutto passa, lui non passa, è lui il grande tesoro, è lui il grande dono, e chi ha trovato lui, ha trovato tutto, uno sguardo di Gesù, se lo avete mai visto, solo un suo sguardo, se aveva mai guardato negli occhi, ti dà una pace che nemmeno una scatola di vaglio. Realmente, uno sguardo di Gesù, una sua parola, un solo momento con lui, ti rigira, ti dà una pace, ti rimette nella sintonia tua. E tu dici, io sono finalmente ho trovato, io sono stato creato per questo. Io, te, e tutta la gente che là fuori, tutta la gente. Il Signore vuole venire e abbracciarsi e spapolarsi d'amore tutti quanti. Guardate, io non so, io ho bisogno di dire questo. Avevo preparato tutt'altro. Ma il Signore... È necessario che parli di questo. È necessario, dice. È certo. Utile anche. Hai ragione. È certo. È necessario. Io necessito. Io ho necessità di parlare di questo. Perché io che ho vissuto la potenza di Dio nella mia vita, non posso rimanere zitto. Non posso che dirlo a voi, non posso che dirlo a ogni persona che mi incontro, non posso che dirlo. E in questo tu vedi che hai vissuto una vera esperienza del Spirito Santo, che tu non puoi che dirlo, che tu non puoi che annunziarlo, che stai bramando per dirlo, no, tu cerchi, sei anche, per alcuni possiamo essere anche noiosi, già arriva lui, già arriva lei, sempre a parlarci insieme, sì, se lo vuoi sentire. Perché è l'unica cosa che conta. Perché che meraviglia quando come dice Sam, un minuto nella tua presenza, nei tuoi altri, vale più che altri mille. Cioè, un minuto con il Signore ed è la nostra chiamata. Noi siamo mandati dal Signore a dare la miglior notizia che noi possiamo dare. Amen. Evangelizzare. Io tante volte dico, quando Gesù gli dice ai suoi discepoli, dovete evangelizzare, e li manda a evangelizzare, usa la parola kerise nel Vangelo. Io avevo preparato il testo di Marco 16, dopo se volete lo leggete. Marco 16, 15, seguenti, dice Gesù, li inviò ad evangelizzare. E quando noi diciamo evangelizzare, portare il Vangelo, ci viene in mente il libricino con la vita di Gesù, con i quattro Vangeli, no? Evangelizzare, portare il Vangelo. Quando Gesù gli dice questa cosa ai discepoli, non esistevano, non c'era niente di scritto, non c'era niente di scritto. Allora che cosa intendeva Gesù quando diceva questo? Evangelizzare, evangelio, portare una buona notizia. E Gesù, allora, le parole di Gesù devono essere tradotte così, per capire che cosa intendeva Gesù. Perché tante volte nella traduzione non intendiamo quello che intendeva Gesù. Allora, la traduzione buona per noi sarebbe, andate per tutto il mondo, dice, annunciate il Vangelo, cioè portate buone notizie, la buona notizia, ad ogni creatura, ad ogni creatura, chi crederà e si tufferà in questa buona notizia, si immergerà, perché l'altra parola è chi si battezzerà, e noi pensiamo al sacramento, ma quando Gesù lo dice stava parlando di immersione, no? Chi si immergerà in questa buona notizia si salverà. Due condizioni, crederci e buttarsi tutto in questa buona notizia. Quindi portate buone notizie, le persone piene di Dio portano la buona notizia di Dio, è sempre una buona notizia, no? Un buon discernimento. Eh? Un buon discernimento.
è un buon discernimento, tu sai chi viene da Dio anche, perché porta buone notizie. Anche noi esaminarci. Perché porta buone notizie, e tu sai se vieni da Dio perché porti buone notizie. No, io per esempio, noi stiamo facendo un seminario di vita nuova, e il secondo tema era Gesù salva, no? Allora ho messo fuori, ho fatto un flyer scritto grande, Gesù salva, e mi è uscita fuori una, un sacco di amici in Facebook, e se, non manca mai la bigotta, no? Che dice Gesù salva soltanto se tu lo accetti e fai se a condizione che ta. Non è vero. E io gli ho risposto, guardi signora, hai contato fino a 100? No, non ci conto. Allora, guardi signora, i veri amici fanno come gli amici del paralitico, che ti presentano Gesù, se c'è un tetto che lo ostacola, fanno un buco nel tetto e ti calano davanti a Gesù e ci pensa lui. Questi sono i veri amici. I falsi amici sono quelli che mettono ostacoli e condizioni. I veri amici e amici di Gesù scoperchiano i tetti. Vedi tu da che parte stai. Liberano gli ostacoli, dai, che Gesù ti aspetta. Non importa che cosa hai fatto, chi credi di essere, Gesù ti aspetta. Ha una buona notizia per te. E dopo se la vede Gesù con loro. I veri amici, quelli che Gesù roda. E che miracoli. Quel giorno Gesù guarisce la persona. La guarisce prima interiormente, guardate voi. Quel giorno, grazie a questi amici, prima Gesù lo guarisce interiormente, perdona i peccati. Poi lo guarisce fisicamente e guarisce la mente di tutti quelli che stavano là, dando un insegnamento e facendolo vedere come loro vedevano in maniera distorta le cose. Fa almeno 3 o 4 guarigioni in una Gesù quel giorno, grazie a questi che scoperchiano un tetto. Alleluia. Guarda, il Signore è magnifico. E noi dobbiamo liberare gli ostacoli, perché il Signore sta arrivando. Il Signore sta arrivando per me, per te, per questo mondo. Il Signore sta arrivando con potenza. Il Signore vuole dare un senso alla nostra vita che non c'è nel comprare, nell'avere, nell'attaccarsi alle persone. Il Signore sta volendo dare un senso profondo alla vita di ognuno di noi. Perché lo sa Dio, lo sai tu, e adesso il Signore me lo sta facendo conoscere a me, che è da tanto tempo che tu continui a campare senza un indirizzo, che le giornate si ripetono tutte uguali e che non hai un indirizzo, non hai un senso di marcia, non hai un perché continuare a vivere così. E il Signore dice, la tua vita ha senso se tu entri nel mio programma. Se tu porti la mia parola, avrai un perché cosa vivere, avrai un obiettivo, in questo obiettivo tu troverai la tua pienezza, tu troverai la tua felicità, la ragione della tua vita. Tu non sei stato creato per caso, la tua vita ha un senso, e anche ha un senso, questo lo devi capire in due accezioni. Ha un senso perché ha un suo perché, ha una giustificazione. E ha un senso perché ha un senso di marcia. Il Signore ti dà una meta oggi, che è quella di conoscerlo e farlo conoscere, di amarlo e farlo amare. Il Signore è magnifico. Il Signore è magnifico. Io non posso dire con parole. Magari noi potessimo tradurre con parole che cosa è il Signore. Io mi emoziono, perché io che sono uno che parla, quando devo parlare del Signore, io non posso tradurre in parole che cosa è il Signore. Che cosa è il Signore nella tua vita? Come la può trasformare? Come può appagare ogni nostro desiderio?
come lui può veramente cambiarci nella testa, nel cuore, nelle abitudini e darci una vita molto più dignitosa di quella che stiamo vivendo sino ad oggi. Il Signore è magnifico, non ci sono parole per descrivere, non ci sono, ogni cosa che noi diremo è un pallido riflesso della sua presenza. È così grande, così meraviglioso, e lui vuole far conoscere la sua vita, il suo cuore, il suo amore a tutta l'umanità. Amen. Il Signore sta cercando ambasciatori. Amen. Il Signore, oggi siamo qua. Eccomi, il Signore, oggi siamo qua. Vuoi essere un ambasciatore del Signore? Puoi portare il suo nome al primo che incontri, non importa. L'altra volta in un nostro ritiro una ragazza ha sentito questa preghiera, ci ha creduto con il cuore, dice al primo che incontro, no? È uscita con la macchina dal ritiro, c'aveva poca benzina, quindi è andata a fare benzina, dice lei devo proclamare Gesù alla benzinaia, alla benzinaia, no? E gli ha proclamato che Gesù l'ama, eccetera, eccetera. E questa ragazza le dice: no, io non posso venire a questi raduni, non posso. No, no. E dice: perché? Perché io vivo con un'altra donna. E lei gli dice: ma se Gesù ti chiama per qualcosa, è. E al prossimo ritiro è venuta lei con la benzinaia. Una traduzione della Bibbia. Il Signore vuole andare alla benzinaia, vuole andare al supermercato, vuole andare alla metro, vuole a ogni persona, a ogni persona. E noi tante volte diciamo no, questo no, no, tu non escludere nessuno, tu non sai mai i progetti di Dio, tu non sai mai. E magari quella persona che tu dici questo io gli annuncerò Gesù e lo accoglierà, quello ti dice no, è quello che tu meno ti aspettavi. Quello apre il cuore a Gesù. È così, non lo puoi sapere. È il suo spirito. È il suo spirito che opera. No? E il Signore sta cercando questi ambasciatori. Sta cercando qualcuno che sia in grado di fare come Pietro, di uscire dal cenacolo e raccontare a tutti quanti. Gesù, quel Gesù che voi avete scartato. Quel Gesù che voi avete scartato. Come una pietra che non serve per la costruzione, è diventata la pietra principale. Quel Gesù che tu hai fatto la prima comunione, non te ne sei più filato, che non sei più tornato in chiesa, che non hai più parlato, che pensi che sia un racconto per bambini, quello che tu hai scartato è l'unica cosa che ti può salvare, è l'unico che ti può dignificare, è quello che tu in realtà stai cercando senza nemmeno sapere che lo stai cercando. Perché nemmeno te ne rendi conto che la tua vita è un andare tutto scappettato da qui e di là e non, ancora non sai nemmeno che cosa stai cercando, chi stai cercando. È lui che sta cercando te. È lui che sta cercando te e vuole fare grandi cose in te. Amen. Vuole fare grandi cose in te. Grazie. Solo vivere nella sua presenza, solo vivere nella sua presenza è qualcosa di meraviglioso. È qualcosa di meraviglioso. Essere i suoi amici. Essere i suoi amici. Che cosa meravigliosa. E che ora sono già mezzanotte. Mezzogiorno? Mezzanotte. Ah! Sono arrivato. Allora, chiediamo al Signore di fare un profondo, in questo momento, che tocchi il nostro cuore, che tocchi le nostre parole. Mi viene adesso in mente il libro del profeta Isaia, il Signore che si diceva, guardando l'umanità, a chi invierò? Già allora si cercava il Signore ambasciatore, guardando l'umanità diceva, a chi invierò? E Isaia dice, non cercare più, ci sono io, mandami, mandami, e poi sarà purificato, verrà un cherubino, prenderà una braccia dall'altare e purificherà le labbra per annunziarlo.
Signore, non devi cercare più, mandami. Io ti do la mia disponibilità, la mia povertà, quello che sono. Guardate, i migliori evangelizzatori non sono quelli che sanno parlare bene, quelli che sono quelli che realmente sono generosi con il Signore. Il Signore li usa, anche se sei un balbettante, no? Mosè si dice che balbettava, il Signore lo farà un potente leader, un potente guida. No, non dipende dalle nostre capacità umane, ma dipende da quello che il Signore fa. Noi dobbiamo dare la nostra generosità. Possiamo chiedere al Signore, possiamo chiedere al Signore adesso che ci dia questa forza di proclamare il suo nome. Amen. Facciamo questo canto, facciamo la nostra preghiera. Tu sei venuto oggi per sentire una predicazione. Mi dispiace perché il Signore ti dice: io non voglio che tu senta una predicazione, io voglio fare di te un predicatore della mia parola. Qua bisogna cambiare i ruoli, non sei venuto per sentire, ma io ti voglio abilitare perché tu parli nel mio nome. Ti voglio dare la mia unzione. Voglio anche a te bruciare le labbra perché tu proclami la mia gloria, il mio nome. Predichiamo Cristo, figlio di Dio. Predichiamo Cristo.
vogliamo ringraziarti di averci scelto. Grazie Signore perché anche su ognuno di noi tu hai fatto una scelta. Grazie Signore perché ogni persona qui presente, ognuno di noi ha un senso. La vita di noi ha senso in te. Grazie Signore. Grazie. Grazie Signore perché ci vuoi far vivere con te. Grazie Signore perché ci vuoi far splendere in te. Grazie Signore perché vuoi saziare i nostri cuori dalla tua grazia, dalla tua presenza. Grazie Signore perché tu sei quella luce che noi cerchiamo. Perché tu sei quella parola che ci istruisce. Perché tu sei quella pace che ci dà calma. Grazie Signore perché tu sei quell'amore che ci innamora. Grazie Signore perché tu sei la gioia che cambia ogni tristezza e che tramuta i nostri lutti in danza. Grazie Signore perché tu sei la buona notizia della nostra vita. Grazie Signore di averti incontrato. Grazie Signore perché ci vuoi associare a te. Alleluia. Grazie Signore perché vuoi fare da me, da ognuno di noi, un ambasciatore della tua presenza. Un megafono della tua voce. Le tue mani che accarezzano. Grazie Signore perché stai dando un nuovo compito alla vita di ognuno di noi. Grazie Signore perché oggi mi stai dicendo a ognuno di noi, quelle cose che ti preoccupano, sono niente. Io ho un altro cammino per te. E un altro destino per te. Non è quella la tua felicità. Quello che sei venuto a chiedermi non è importante. Io voglio dare un significato, voglio significare la tua vita. Io voglio dignificare la tua vita, mi stai dicendo. Grazie Signore perché mi stai dando una missione. Mi stai dando una ragione per vivere e per entrare nell'eternità. Grazie Signore, perché mi stai chiamando amico, perché mi stai chiamando amica, perché mi stai dando la missione profetica. Grazie Signore. Grazie Signore perché mi vuoi rendere forte. Grazie Signore perché vuoi cambiare ogni carattere tremolante, timido, dubitoso, qui presente. E vuoi fare di noi, come hai fatto in Pietro, una persona forte. Una pietra stabilita in te. Grazie Signore perché ci vuoi stabiliti in te, radicati in te e liberi Signore. Grazie Signore perché stai fortificando i nostri cuori. Grazie Signore perché stai fortificando le gambe vacillanti. Grazie Signore perché stai fortificando le nostre braccia in questo momento. Perché stai dando nuova unzione, nuove parole. Grazie Signore perché stai cambiando dei pensieri in questo momento. Stai aprendo una porta nelle nostre intelligenze. Stai dando la luce di capire qual è la nostra vera vita, qual è il nostro destino, qual è la nostra vera chiamata e la nostra felicità. Non nelle cose, nemmeno nella nostra famiglia. È in te, è un progetto più alto, più grande di noi. Grazie Signore perché stai dando grande dignità alla nostra vita. Grazie Signore della dignità di essere amici tuoi. Che meraviglia Signore essere tuo amico. Che meraviglia Signore essere i tuoi amici. Essere impegnati di te. Odorare a te Signore. Parlare come te, Signore, guardare come te, Signore, sentire come senti tu, pensare come pensi tu, scegliere quello che scegli tu. Grazie, Signore. Grazie, Signore, che stai mettendo la tua mano in tanti cuori. In questo momento metti la tua mano nel cuore, che il Signore Gesù sta toccando il cuore. Grazie, Signore, perché stai accendendo un fuoco nuovo. Grazie, Signore, per questo fuoco che divampa. Grazie Signore,
perché è un fuoco che nessuno può spegnere quando tu lo alimenti, Signore. Un fuoco che brucerà. Tu, Signore, dici: sono venuto a portare fuoco e vorrei tanto che fosse tutta la terra già infuocata, divampando il tuo fuoco. Grazie, Signore, perché questo fuoco è un fuoco che dà vita, che dà luce, che dà calore, che dà amore. Il fuoco del tuo Spirito. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Trasformaci. Vieni, Spirito Santo. Vieni a dare parole nuove, sguardi nuove, relazioni nuove, nuovi obiettivi. Apri nuove porte. Grazie, Signore, perché ci sono tanti Lazzaro che stanno uscendo dal proprio sepolcro in questo momento per annunziare la tua vita abbondante. Grazie, Signore, perché stai facendo grandi cose in noi. Lode a te, Signore. Stendi le tue mani. Stendi le tue mani, Signore. Tocca le nostre mani. Tocca le nostre labbra. Purificaci, Signore. Purifica le nostre labbra, Signore. Purifica le nostre labbra, Signore. Noi come Isaia ti chiediamo, purifica. Perché le nostre labbra per troppo tempo si sono macchiate di cattive notizie. Purificaci, Signore. Rendici in grado di portare il fuoco del tuo altare santissimo nelle nostre parole. Cambia i nostri discorsi. Cambia i nostri discorsi di buio, discorsi di luce. E io vedo delle bocche che si aprono ed esce della luce da queste bocche. Vedo dei fratelli che cominciano a parlare con una luce che esce da dentro la bocca come se fosse una lanterna. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché vuoi portare luce attraverso le nostre parole. Consolazione, liberazione. La gioia che ci sta mancando. Grazie, Signore. Il Signore dice: il tuo cuore è stato fatto per darsi, per donarsi, e non sarà mai sano fino a quando non comincerà a darsi, a donarsi sempre di più. Grazie, Signore, perché ci stai dando la via della felicità in questo momento. La chiave della felicità, della pienezza. Lode a te, Signore. Io ti guardo con misericordia, dice il Signore. Il Signore ci sta guardando con quegli occhi bellissimi, con infinita misericordia. Dice il Signore: guarda me, guarda come ti guardo. Perché voglio che il mio sguardo rimanga impresso nei tuoi occhi, perché voglio che tu impari a guardare come io guardo. Voglio che tu conosca il mio sguardo, dice il Signore. Voglio che tu faccia esperienza del mio sguardo. Il mio sguardo è misericordia pura, assoluta e infinita. Bacia, abbraccia ogni cosa su cui si posa. E io voglio guardarti in tal maniera che i miei occhi rimangano impressi nei tuoi. E io voglio guardarti in tal maniera che tu cominci a guardare come guardo io. E vedrai cose che non hai mai visto. E capirai tante cose. E sarai luce, e sarai lampada, e sarai roccia, e sarai vento gagliardo, uracanato, e sarai irrefrenabile, e sarai la mia presenza, mia amica e mio amico. Il mio amato, la mia amata, la mia presenza, e saremo uno, e saremo in tanti. E io custodisco le tue spalle,
e non ti dovrai più guardare indietro, perché io custodisco le tue spalle. E che io benedico i tuoi piedi, il Signore sta stendendo le sue mani sui nostri piedi, perché tu cammini nuove strade. Io benedico i tuoi piedi perché non inciampino e perché le trappole e la cizania non li fermi più, non li avvolga più. Io ridono libertà ai tuoi piedi per salire, per camminare, per progredire. Io ti cingo ai fianchi, ti do potenza, ti do autorità. Non temere, non hai ragione di temere, non ti puoi permettere di temere, perché io sono con te. Il timore non farà più parte di te, non deve far parte di te, perché io sono con te, perché io sono in te. Grazie Signore, perché tu sei con noi, grazie Signore. Perché tu che sei con noi sei più forte. Grazie Signore, perché colui che è in me è più forte di quello che è nel mondo. Grazie Signore, perché mi dai la tua forza. E preghiamo gli uni per gli altri. Preghiamo, imponiamo le mani. Preghiamo che il Signore benedica queste labbra. Benedica questi cuori e quelli che si sentono realmente chiamati ad essere ambasciatori, chiedano preghiera ai fratelli e ricevono l'unzione. Che cagliano la Santa Rosa. E a me lasciano. Grazie Signore per questa luce nuova, sapere che la nostra vita ha senso e più saremo felici quanto più ti annunzieremo. Grazie Signore perché hai dato un altro indirizzo alla nostra vita oggi, che è quella di portarti dappertutto, essere i tuoi ambasciatori, i tuoi amici Gesù. Grazie Signore. Oh.
la guardiamo negli occhi e diciamo: il Signore ti ha scelto. Il Signore ti ha scelto. La sua scelta ricade su di te. La sua scelta ricade su di te. Prendi una persona, non due, non tre. Prendi una e lo guardi negli occhi, e vai un altro, vai, vieni, cercati un altro. Qua ci sono. Vieni, vieni qua. Qua c'è un'altra che va. Prendi una persona. Dile: il Signore ti ha scelto. Signore ti ha scelto. Non ti vergognare, il Signore ti ha scelto. La sua scelta ricade su di te. Il Signore vuole dare senso alla tua vita. Il Signore vuole dare senso. E la tua vita ha un senso. Come la tua vita ha un senso. La tua vita è per essere donata. La tua vita è per essere donata. La tua vita è annunziare. La tua vita è annunziare. Un amore grande. Un amore grande. E man mano che ne parlerai. Man mano che ne parlerai. Questo amore. Questo amore. Ti incendierà. Ti incendierà. Aumenterà. Ti riempirà. Ti riempirà. Renderà felice te e tanti altri. Renderà felice te e tanti altri. Tu sei scelta, tu sei scelta. Sei scelto. Per portare buona notizia. Per portare buona notizia. Le buone notizie. Le buone notizie. Le mie buone notizie. Le mie buone notizie. Tu sei stata scelta. Tu sei stato scelto. Tu sei stato scelto per essere, per essere luce. Luce. Tutto quello che ti preoccupa. Tutto quello che ti preoccupa. Non conta. Non conta. Lascia perdere. 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 Ti intralcia. Ti intralcia. Ti impiccolisce. Ti rimpiccolisce. Ti deturpa. Ti deturpa. Ti confonde. Ti confonde. Ti rattrista. Ti rattrista. Io voglio darti. Io voglio darti. Una gioia grande. Una gioia grande. Un amore grande. Un amore grande. Io ti voglio far vivere. Io ti voglio far vivere. Un altro livello che non immaginavi, che non immaginavi. E guardalo negli occhi tuo fratello, tua sorella. Dimmi: tu sei la sua scelta. Tu sei la sua scelta. Credici. Credici. Tu sei la sua scelta. Tu sei la sua scelta. Grazie Signore. Grazie Signore. Alleluia. Alleluia. Grazie Signore. E diamo un abbraccio a questa sorella, a questo fratello. Grazie Signore. Grazie Signore. Grazie Signore. Alleluia. 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 Abbiamo iniziato con un alleluia forte, quindi lo facciamo tutti e tre. Uno, due, tre. Alleluia! Ah, alleluia! Va bene. Possiamo fare un canto? Allegro? La gioia del Signore verrà. È partita. Per tenere il posto. Aver paura. Spaventare. E poi. Perdermi.
che è anche papà e che ci ama in un modo così incredibile. Sì. E questa buona notizia ogni giorno diciamola a noi stessi, prima di dirla agli altri. E entriamo in questa verità. A volte studiamo le scritture e vogliamo entrare attraverso delle lucubrazioni mentali, quando una verità semplice, wow, struttura la nostra storia. Non dimentichiamocelo, tutti i giorni alzati, guai allo specchio e ricordatelo. Ricordatelo che Dio è papà, è tuo padre e ti ama talmente tanto da dare il suo unigenito figlio per te. Amen. Con questo cuore così grato, così pieno, adesso è un tempo di condivisione. Ci muoviamo verso il ristorante, qualcuno lo sa già, vi do le indicazioni. E ci cominciamo a muovere perché siamo in tanti. Uscite dal... lasciate sì le cose sulle sedie, dove stanno delle persone qui in sala. Uscite sulla sinistra, sarà circa quanto sarà, 200 metri sulla sinistra. Un chilometro. Un chilometro sulla sinistra, si chiama ristorante pizzeria... scusate però, grazie. Ristorante pizzeria La Sorgente. C'è parcheggio, entrate nella stradina, c'è il parcheggio dietro. C'è posto per tutte le macchine. E quindi poi dopo ritorniamo qua, riprendiamo. Scusate, io vi devo chiedere con tutto il cuore e con tutto l'amore veramente misericordia nell'arrivare puntuali, nel consentirci di fare un servizio che va bene a tutti nel modo giusto, però se ci agevoliamo aiutiamo tutti a vivere la giornata in grazia di Dio e nella pienezza di non disperdere, come ci diceva Don Cesar prima, nessun minuto di questa bellezza che stiamo vivendo. Quindi stavo dicendo, ristorante, riprendiamo per le tre, vi invitiamo ad essere puntuali perché c'è un gran lavoro da fare oggi. Avete visto che il Signore oggi vuole andare in profondità e noi non vogliamo perdere l'occasione oggi di mettere delle radici profonde. Okay. Buon appetito! Grazie.